Ordine del giorno, prego. Grazie Presidente. Ci saremmo aspettati, dopo l'illustrazione di questo ordine del giorno, almeno una parola di solidarietà per quello che è accaduto a un carabiniere la scorsa notte, aggredito con una bottigliata in testa da un immigrato algerino che non gradiva una coperta termica, ma voleva un altro tipo di coperta. E questo invece è il silenzio assordante del governo, del sottosegretario che era nell'aula lunedì, ma anche in questi giorni. Non c'è stata una sola parola di condanna del gesto e di solidarietà per quel carabiniere che aveva fatto semplicemente il proprio dovere con umanità, dare un telo termico a un algerino che con i suoi compagni era alle 3 del mattino lungo la statale 131. Casualità, anche stanotte un altro algerino è stato fermato fuori dall'abitazione, fuori dal centro, dalla comunità in cui veniva ospitato, è fermato dai carabinieri che andava in giro in un paese del centro della Sardegna. Ma allora ci chiediamo, le regole valgono per tutti? Noi è da tempo che denunciamo come l'immigrazione algerina va trattata molto diversamente dagli altri tipi di immigrazione, perché come Fratelli d'Italia studiamo i vari fenomeni e approfondiamo. Non sono richiedenti asilo, non richiedono protezione internazionale, ma loro vengono qui in Sardegna, sono tutti giovani, dai 19 in su, che usano la Sardegna, l'Italia come un Luna Park, come un parco giochi. E la testimonianza viene da tanti video che ci sono nelle loro pagine, degli Aragà, che vanno nei supermercati a rubare. Poi cosa vanno in carcere? No, vengono riportati nel centro di permanenza di Monastir, dove continuano a uscire. Nessuna parola di condanna è stata data dal ministro Lamorgese quando degli algerini sono saliti su questo tetto del centro di permanenza di Monastir e hanno tirato i sassi contro i componenti delle forze dell'ordine, ma anche in questo caso il governo è stato silente. È una denuncia che facciamo non per polemica, ma perché è un dato reale che noi ci ricordiamo quei terroristi che sono andati nelle spiagge della Tunisia e hanno massacrato degli innocenti. E quando vediamo arrivare dei barchini, degli algerini nelle spiagge di Portopino, ci preoccupiamo che prima o poi qualcosa succederà. All'inizio venivano solo gli algerini. Abbiamo detto state attenti perché verranno anche le altre nazionalità africane, capendo che quella è una tratta non controllata. Sono arrivati i libici, sono arrivati i tunisini. E anche in questo caso il governo cosa ha fatto? Niente. Ogni volta con spirito di collaborazione chiediamo degli interventi. E sembra strano che poi la mia amica dei 5 Stelle, Emanuela Corda, si era vista approvato un ordine del giorno. E commentando aveva detto adesso da oggi sbarchi zero in Sardegna. L'unica cosa che è stato fatto nel centro di permanenza dei monastiri è alzare un muro di cinta dove siamo presi in giro tutti i giorni dagli stessi algerini che lo scavalcano facilmente. E allora questo è un problema che va affrontato, perché poi gli algerini non stanno in Sardegna, vengono in Italia. Vengono a Roma, come quel trapper che ha fatto un video ad agosto dove diceva che avrebbe sgozzato gli italiani. Sapete dov'è? Il Ministero sa dov'è? No. Hanno dichiarato che non sanno minimamente dove sia questo personaggio che si aggira in Italia. E purtroppo questo non veniamo mai ascoltati, come dimostra in questo caso e come sto parlando a voi, ma il governo neanche ascolta quello che sto dicendo perché almeno si alzerebbe a condannare questi gesti. Purtroppo non accade e questa è una mancanza di rispetto. È una mancanza veramente di rispetto da parte del governo. Onorevole Deida, il vice ministro Mauri è sempre stato presente, lo Sì, però dico. Presidente, mi perdoni. Però sto parlando al governo, almeno c'è. Sì, ha ragione, vice ministro Mauri. Io comunque Vice concludo. ministro Mauri. Prego. Prego, onorevole Deida, continui tu. È presente perché deve essere Sì, presente. onorevole, ci siamo capiti. Vice ministro, un vice Concludo. ministro può avere anche una telefonata, la prima, No, ci insomma, non è mancherebbe, però è sempre al dall'inizio del mio telefono. Dai. intervento, e come ho detto, questo a me dispiace. Dispiace perché ho presentato interpellanze, interrogazioni, più volte in maniera costruttiva mi sono rivolta al governo chiedendo aiuto,
per la Sardegna, come l'hanno chiesto i colleghi, anche siamo unanimemente convinti che quella sia un'immigrazione da fermare. Questo oggi è l'emblema di quello che è stata la risposta del governo. Non siamo ascoltati, menefreghismo, e noi continueremo in questo fine settimana in piazza a manifestare contro questo governo e anche davanti al CPA per chiudere la chiusura, perché non siamo più disposti a pazientare e subire le violenze di immigrati che non rispettano le leggi. Grazie. Grazie onorevole De Ida.